Bella ragazzi, ed eccoci tornati con il nuovo episodio che un po' tutti stavano aspettando. Finalmente eccoci al 14° episodio che apre la nostra nuova stagione. E, come avete intuito ormai tutti, continuerà il nostro progetto giovani con il Wolverhampton. E la dirigenza ci fa i complimenti per gli obiettivi raggiunti nella stagione precedente. E comunque l'obiettivo di quest'anno, come potete immaginare, per me è centrare l'Europa League per provare a giocare in una competizione europea con tutti i nostri giovani, comunque con la nostra gran bella formazione. Questo sarà un episodio un po' più lungo del solito perché molti comunque me l'hanno chiesto e io ho voluto accontentarli con questo episodio lungo perché durerà sui 16 minuti, quindi mettetevi comodi, non muovetevi di qua. E mi è saltato uno degli acquisti più importanti per me perché era un mio grande pupillo che è Romelu Lukaku, che il Chelsea ha deciso di lasciare in prestito al West Bromwich. E andiamo sui giocatori da mettere in vendita e vendiamo tutti i giocatori comunque che sono un po' avanti con l'età e giocatori che comunque non giocavano. E un'altra cosa che farò sarà vendere terzini, come ben potete vedere. Comunque, colgo l'occasione mentre le immagini scorrono di ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato nella precedente stagione e che continueranno a farlo, perché è grazie a voi se continuo a impegnarmi giorno dopo giorno in questo mio grande progetto che è la videocarriera. Comunque, come avete visto, sto provando a fare un po' di mercato in uscita, perché è anche grazie a quello, per me è uno dei movimenti più importanti che c'è da fare durante un mercato. Comunque, il primo acquisto che cercheremo di fare oggi sarà Nathan Redmond, che è un esterno destro ma può giocare anche ala. E ha appena 19 anni, un totale di 71 e un potenziale che supera gli 83-84. E fa delle sue capacità migliori sono l'accelerazione, l'agilità, ma anche la velocità e il tiro dalla distanza. Noi proviamo a fare un'offerta di 3 milioni più un Moyocolò, sperando che il Birmingham accetti. Il secondo che cercheremo oggi sarà Cragno, che come sapete, spero che ci siano un po' di esperti di FIFA che ascolteranno e guarderanno questo video, è uno dei portieri italiani giovani con più futuro perché è del Brescia, non costa tantissimo, comunque parte da 63 e dovrebbe arrivare intorno agli 85. Comunque proviamo a fare un'offerta abbastanza bassa pensando che è un giovanissimo, sperando di convincere il Brescia, ma non sarà facile. Un altro giocatore che vado a cercare sarà Kalas, che è un difensore centrale del Vitesse, spero che molti di voi lo conosceranno. Kalas fa della sua la velocità e l'intercettazione, due delle doti più importanti di questo giocatore. Proviamo a fare un'offerta che per me, secondo me, è abbastanza importante perché offriremo Ward, che comunque ha un valore di 1,3 milioni più 4 milioni e 2. Speriamo che il Vitesse accetti subito la nostra offerta. Poi andiamo a cercare Ake, che penso che sia un difensore centrale molto promettente del Chelsea. Comunque lo cercavo anche nella precedente stagione, ma poi ho visto che il Chelsea aveva mandato subito in prestito, quindi ho dovuto aspettare e finalmente Nathan Ake riusciamo a fare l'offerta per lui, un'offerta bassa perché il giocatore ha soltanto un anno di contratto e al Chelsea non gioca mai, quindi riusciamo ad offrire 1,5 milioni. Poi ci arrivano tre offerte molto importanti per il nostro talentino Jerry Mbakogu. La più importante dall'Atletico Bilbao di 7 milioni. E
Vediamo che comunque il Chelsea accetta subito l'offerta per Ake e noi gli offriamo il contratto. Poi proviamo a richiedere 6 milioni alla nostra società, che la società ci accetta subito e noi accettiamo naturalmente questa proposta. E il Birmingham, essendo una città molto solida, rifiuta subito la nostra offerta e riusciamo a fare ad alzare la posta con un'offerta secca di 3 milioni e 8 senza contropartite tecniche. Il Vitesse poi accetta la nostra offerta per Kalash e quindi noi proviamo ad offrire un contratto abbastanza basso subito, che è di 15 milioni, di 15 mila euro scusate. E Ford, vedete che va al Portsmouth in Serie B inglese. Arriva un'altra offerta, anch'essa importante, dal Manchester United, dal Newcastle per Mbakogu, ma avete visto che abbiamo rifiutato. Cragno, il Brescia continua a fare opposizione e resistenza per questo giovane portiere. Avete visto che nel frattempo è arrivato il nostro primo acquisto di questa stagione, che è Nathan Ake, che si trasferisce al Wolverhampton per il primo acquisto ufficiale. Andiamo a vedere tra le file del Borussia Dortmund un centrocampista che a me piace moltissimo, che è Leitner, che ha appena 20 anni, ha della velocità, l'agilità, comunque un centrocampista completo. E il prezzo è alto, proviamo a fare un'offerta secca di 7 milioni. E infine arriva la conferma dal Birmingham, e quindi Nathan Redmond, un altro Nathan alla corte di Roberto Baggio come secondo acquisto. Alziamo la posta per Leitner, dove il Borussia Dortmund aveva temporeggiato un po'. Avete visto, comunque arrivano molte offerte anche per Musa, qui 13 milioni e mezzo, ma lo rifiutiamo. Passano i giorni e arrivano le email decisive. Cragno, terzo acquisto, diventerà il nostro secondo portiere. Anche il Borussia accetta, e questo è un gran colpo per il Wolverhampton. Accetta l'offerta per Leitner, che sarà il nostro centrocampista centrale al fianco di Vilenia. Ve lo anticipo subito. Arriva l'offerta per Foley da 1,5 milioni. Accettiamo subito, più del suo valore di mercato. Arriva un'altra offerta per NSC, che è di 11 milioni e mezzo, ero tentatissimo, ma poi ho deciso di comunque rifiutare. Passano i giorni, ci avviciniamo verso la fine di luglio e vediamo che dobbiamo accettare la proposta che abbiamo fatto precedentemente a Leitner di contratto alto per uno che ha soltanto 19 anni, comunque 20 mila euro, sono tanti. Andiamo a vedere tra gli svincolati, che è una cosa che... diciamo che non è che ho scoperto, comunque casualmente sono andato tra gli svincolati, ho trovato due gran bei giovani, che sono Emanuele Bellomo, che ha 17 anni, è già 68, è alto 2 metri, è una prima punta che ci servirà secondo me. È comunque una cosa che ve la consiglio, perché ogni tanto escono dei gran bei giocatori. Comunque questo qua non è il Bellomo del Bari. Poi mi è caduto l'occhio subito su questo 17enne, che è Gunther, che è un COC, quindi un trequartista, che ha 5 stelle abilità e 4 piede debole. Proviamo a fare un'offerta di contratto anche per lui, molto bassa come avete visto, giusto così per due svincolati. Ci avviciniamo alla prima partita con l'Hoffenheim. Ma prima vediamo che Gunther accetta la nostra offerta di contratto e si trasferirà a breve. Poi non ho fatto vedere che in precedenza avevo fatto un'offerta per Niklas Backroth, che è un attaccante che inizia da 58 di valore iniziale, comunque già seconda stagione già 70.
proviamo a fare un'offerta di 1.900.000 più Devries, che è il nostro terzo portiere addirittura. Lasciamo scorrere un po' il gioco. Anche Emanuele Bellomo è il nostro quinto acquisto, se non sbaglio. E arriva un'offerta per Sacco per il dal Newcastle. La decidiamo di aumentarla a 7 milioni. L'offerta iniziale è di 5 milioni e 5. Vedrete che comunque l'offerta andrà in porto, perché il Newcastle accetterà di proseguire. Comunque basta con le trattative per un po', fermiamoci, rilassiamoci un po', mettetevi comodi. Nel frattempo, se vi va, lasciate un bel mi piace durante questa introduzione. E prima amichevole stagionale, la giochiamo contro l'Hoffenheim in casa con un nuovo modulo che è il 3-4-2-1. Guardate gli interpreti di quest'oggi. Ma la partita si fa subito viva, perché già al quarto minuto Leitner fa una gran giocata per Vilenia, che sarà anche basso ma tira fa un gran bel gol di testa anticipando il difensore avversario. Al quinto minuto andiamo in vantaggio. Poi ci provano subito gli avversari al ventesimo, ma N6 non si fa sorprendere. Passano i minuti, passa le giocate e qua passiamo subito al trentesimo con raddoppio di Jesse Rodriguez, il nostro talentino ex Real Madrid. Qui c'è un gran bel tiro di Musa dalla distanza, il portiere però non si fa sorprendere. Al 75esimo c'è un'azione per l'Hoffenheim, ma NSC non si fa sorprendere ancora anche questa volta. Altra azione, altro doppio miracolo di N6, impressionante. E qua è entrato Bellomo nel secondo tempo, lo volevamo provare, e si presenta con questo stacco di testa poderoso e alto 2 metri, la sua specialità. 3-0, la partita difensivamente perfetta. In rete, come avete visto, Vilenia, Jesse Rodriguez e Bellomo. Ottimi segnali da questa squadra. Comunque il Gothenburg accetta l'offerta per Niklas Backroth, e noi offriamo un bel contratto per questo giovanissimo attaccante, che fa della velocità soprattutto e della prepotenza fisica le sue doti migliori. Seconda amichevole di oggi contro la Sampdoria di Delio Rossi, che nell'ultimo periodo comunque ha perso un po' la testa. Comunque vedete che partiamo subito forte con Vilenia, che però si fa intercettare il tiro dal portiere sull'angolo successivo. Kalas devia di testa, ma la palla va fuori. Qua si prova Estigarribia dalla distanza con questo gran bel tiro cross, ma il gol degli avversari arriva subito al 22esimo con Estigarribia, suggerito da Nico Lopez. Al 45esimo c'è un'azione spaventosa della Samp, e meno male che la difesa non si è fatta sorprendere questa volta. Andiamo a riprovare sull'1-0 per loro, e qua c'è un errore di Sacco che sarà l'ultima sua partita. L'ho fatto giocare apposta per salutare i suoi tifosi. Qua Munari fa una gran giocata su Ache, che si fa sorprendere, ed Er sorprende anche lui di testa Kalas e batte N6 2-0, che ci taglia un po' le gambe. Ma al 65esimo riapriamo la partita, perché Benzia entra in area, carica un destro potentissimo, il palo respinge sui piedi di Sacco, che segna il suo ultimo gol con la maglia del Wolverhampton. Il giocatore uscirà in lacrime da questo match che comunque finisce così, arriverà una sconfitta, che però va bene così, perché abbiamo usato tutte le nostre riserve. Abbiamo capito che comunque il modulo dà i suoi primi frutti, e con una maggiore precisione nelle prossime partite potremo fare meglio. Qua comunque al 90esimo c'era un rigore nettissimo su Mbakogu. La partita comunque finisce sul 2-1 per la Samp.
Andiamo avanti con le ultime trattative di questo episodio. Backlot sarà un nostro nuovo giocatore. Ne arriva un altro in questa campagna acquisti. Comunque, se avete intravisto, Sacco si trasferisce al Newcastle. Guardate anche il nostro budget e vi chiedo di lasciare un commento se avete qualche consiglio per gli acquisti, qualche consiglio che volete darmi. Comunque adesso è tutto, lasciate un mi piace e un bel commento, e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Ciao!